dei comuni della Valdera, riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto, un vertice, prefetto tagliente, incentrato sui problemi di criminalità del territorio specifico. Intanto un comitato itinerante su tutto il territorio della provincia. Sì, abbiamo deciso di dare la risposta alla richiesta che ci è stata fatta e anziché fare un comitato in prefettura abbiamo deciso di venire sul territorio per mettere insieme 14 sindaci dell'Unione della Valdera e altri 3 che erano interessati per un problema analogo. Quello di fare un punto di situazione sull'andamento della criminalità in questi 17 comuni che totalizzano circa 130.000 abitanti. Insieme con il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con le altre componenti del comitato abbiamo fatto un punto di situazione molto interessante, abbiamo illustrato i dati di un anno di impegno delle forze di polizia e insieme con i sindaci ci siamo confrontati su come dare una maggiore e più incisiva risposta alle esigenze della gente, in particolare per contrastare quei reati che possono determinare un maggiore allarme sociale. Qualche provvedimento che prenderà in futuro, che prenderete in futuro su questo brevemente? Ma sempre maggiore determinazione nell'azione di contrasto, avvolendoci anche di strumenti tecnologici, ma abbiamo coniugato a tutto questo anche la possibilità di fornire a quei cittadini che avvertono più degli altri una situazione di disagio perché hanno già subito dei reati, la possibilità di avere informazioni dettagliate su come proteggersi, come proteggere l'ambiente.